Mongo. Master. L'evento del venerdì 12-14 nodi di vento, Zaronda, mare meraviglioso, ciao. 7 nodi davanti al castello di Miramare, niente male, niente male. Incroci pericolosi al largo di Barcola. A chi? Salve, sarà una barcolana molto tecnica, c'è poco vento ma faremo il possibile per farci onore. I colori difendiamo? Difendiamo i colori della Lega Navale di Chioggia. Ok, e come contiamo di piazzarci? Prima tra tutte le Hakuna Matata presenti in barcolana. Qual è il tuo ruolo a bordo? Io sarò la cambusiera della giornata, oltre a tirare qualche corda qua, vediamo cosa dice il comandante. Ok, Andrea, una parola anche da parte tua. Beh, ho il piacere di fare questa bellissima regata con l'armatore e skipper Valì. Buona barcolana a tutti. Laura, cosa dici? Ma sono qua in attesa, molto emozionata e confido pienamente nell'equipaggio. Ok. Amici, barcolana 51, oggi ruolo a bordo, addetta stampa e cambusiera. Siamo partiti molto bene, gli altri concorrenti sono fermi. Noi invece no, vero? Come si può vedere da... Sì, queste sono regate da prosecco e mangiare, a prosecco e mangiare, a prosecco e mangiare. Cosa dite? Tutto bene. Tutto bello, siete contro sole ma siete belli, lo sappiamo tutti. Bene. Tutto qui non avete niente. No, cosa dici? No. Niente che con questo troppissimo vento è una gran fatica tenere il timone, ma ce la faremo. Dove siamo? Siamo già arrivati in boa. Siamo a 1000 miglia dalla boa, ma però siamo in Slovenia. Ok, questo ottimo. Come siamo messi? Molto bene, grazie. Ti vedo agguerrito. Sì, sì, mi sto studiando la tattica di regata. Ottimo, e devo... ottimo. No, volevate molto prima. Due metri prima, già siamo fermi. No. Ma cosa sei, mamma? Voi avete detto, io girerei se no dopo. E dopo andiamo sotto. No. Eravamo fermi. No. Noi giravamo quando dicevate, noi eravamo sotto boa. Sì, non è vero. Vai, no, tant'è che la Sara ha detto, ma intanto avviciniamoci. Eccola, amici. Allora, armatori. Siamo felici. Intanto la prima boa è, se non scoppia prima è fatta. 4-0 passato. Bravi. L'intervista che ci ha creduto, scusate. Brava.
mare. Brava armatrice! Per questa barcolana. È stata una delle più belle barcolane. Oh. Come mai? Perché primo l'ho fatto con un gruppo di amici. E poi? Poi perché l'ho fatto con Acuna. Sì. E poi perché nonostante non ci fosse vento l'abbiamo fatto in modo tecnico. E solo io ci ho creduto. Tutta la truppa qua, l'equipaggio voleva mollare, non so se mi spiego, mollare. E invece? E invece ci ho creduto, li ho portati con me e adesso sono tutti soddisfatti. Prima barcolana. Molto bene, ho capito alla fine che non bisogna tornare indietro, ma insomma, benissimo. Parola per questa fine barcolana. Una bellissima barcolana, tecnica, un bel equipaggio, ben riuscita direi. Ok, grazie. Fine barcolana. Grande soddisfazione soprattutto per aver timonato le due boe, grazie ai signori Ballin. Sara, qual è l'aspetto umano che ti ha colpito di più in questa barcolana? Tutto perfetto, dico solo non quel che comincia ma quel che persevera. Grazie. Eccoci al termine di questa meravigliosa barcolana, conclusa con onore. Arrivederci.